parlando. Praticamente questo assedio, per esempio, non è nient'altro che un momento per chiedere alla regione Campania, che oramai è un anno che ha chiuso tutte le porte, quindi tutte le vertenze oramai non trovano sbocco, e quindi oggi si è qui in modo con le casse, con la musica in qualche modo, quindi su un livello di pacifico. Chiedere appunto di riaprire i tavoli di discussione che sono da un anno a questa parte sono chiusi. Nient'altro, tutte le vertenze campane, a partire dall'immondizia, gli operatori sociali, disoccupati, tutti riuniti, almeno per dire vogliamo. I cantieri, per esempio, tutte, sono tante. Tante realtà. E quindi si cerca di stare qui e avere come obiettivo quello di incontrarli e aprire un tavolo di discussione dove parlare di varie problematiche, questo che non accade oramai. E la regione come ha risposto? La regione risponde così, praticamente, con un sacco di polizia dappertutto, colgono piccoli pretesti, mettendo loro le micce per poter far succedere qualcosa di brutto alla fine che possa spezzare dall'interno la cosa, però lo sappiamo, questo è così che vogliono agire. E quindi siamo qui, l'obiettivo è quello di non andarcene, rimanere. Addirittura anche stanotte attraverso con un presidio. Ti ringrazio molto.